Buongiorno, benvenuti su questo canale. Oggi voglio parlarvi degli accordi trasportabili, ovvero, come dal titolo, tanti accordi con una sola posizione. Allora, possiamo dire che gli accordi col bar re sono tutti trasportabili, però il bar re potrebbe essere per alcune persone, soprattutto per i principianti, il primo scoglio, quello diciamo più ostico da superare. Ma al di là di questo, non è un video solo per principianti, nel senso che queste forme molto semplici che possono venire trasportate poi si riveleranno parecchio utili, funzionali, anche con un bel suono, quindi delle sonorità molto belle. È il caso di questo brano di Vasco Rossi, che parte con un giro di basso, una canzone particolare perché il ritmo, il tempo è in 6 ottavi, ma poi farò dei video specifici per spiegare cos'è il tempo in 6 ottavi. Per il momento limitiamoci a parlare degli accordi. Se io prendo un accordo di re suonando dalla quarta corda, avrò un determinato numero di note e in un prossimo video spiegherò come sono fatti gli accordi maggiori e come sono fatti gli accordi minori. Per il momento stabiliamo una piccola regola, ma molto efficace. Allora, è questa. Se io prendo un accordo e suono solo le corde che schiaccio, ovvero partendo dalla quarta, io diciamo ho una corda a vuoto, quindi non la schiaccio, quindi partirò dalla terza. Su un accordo di re, partendo dalla terza corda, ho le note La, Re e Fa diesis, che sono la triade rivoltata di un accordo di re maggiore, ok? Quindi io questo accordo, se lo porto avanti, avrò re diesis, mi, fa, fa diesis, sol, sol diesis, la, la diesis, si, do diesis e un nuovo re esattamente un'ottava più alta. Infatti nel brano di Vasco Rossi, a un certo punto, la chitarra elettrica sul secondo assolo fa una cosa tipo... fa la triade di re, però alzata di un'ottava, quindi al 12° tasto, e va a suonare queste note. Bene, allora, spieghiamo che accordi sono. Allora, il discorso è molto semplice. Se questo è un accordo di re, ci sarebbe la sol, la re, e continua a girare la sol. Però il chitarrista di Vasco lo fa spostandosi sul manico, qualche volta lo fa anche con accordi in altre posizioni, però la base portante è questa. Quando io andrò al nono tasto avrò un La, perché dalla scala cromatica, e mi raccomando, questa è la base della musica, imparatela perché è una sciocchezza. Le note non sono 7, io quando suonavo all'inizio, cioè proprio ai primissimi tempi, pensavo che le note fossero 7, poi ho capito che esistono i diesis, cioè tra una nota e l'altra c'è una mezza nota, ma ho già fatto una lezione. Quindi i diesis non c'è tra il mi e il fa e tra il si e il do. A questo punto io posso ricavare qualsiasi accordo con questa regola. Se, ripeto, se non è molto chiaro, vai a vedere il video dove parlo di questo argomento. Il video si chiama Le note sulla chitarra e quindi capirai che se qua sto suonando un re, qua avrò un re diesis e qua un mi. Se tornassi indietro, mi avrei mi bemolle, re. Questa è la dizione corretta, ok? Quindi una semplice regoletta. E voglio raccontare una cosa, ma molto velocemente. Io, all'inizio, tanti anni fa, quando ho iniziato a suonare, mi recavo da un insegnante di chitarra, il quale mi faceva fare solfeggi. Arrivavo con la chitarra sempre più carico, sempre con più voglia di suonare, tutte le volte mi faceva fare dei solfeggi che non venivano poi applicati nella pratica e quindi risultavano inutili e quindi non facevano altro che, diciamo, posticipare l'inizio di quando io potevo suonare sulla chitarra. Questa cosa mi ha fatto venire così in odio la teoria musicale proprio in partenza, per cui io ho detto, basta, io devo trovare un insegnante che mi spiega tutto all'atto pratico.
Cosa è successo? Che quasi quasi quando ho iniziato con il mio primo insegnante, molto paziente, mi ha cercato di trasmettermi queste cose senza quasi farmelo pesare, perché aveva capito probabilmente che io ero molto refrattario per quello che mi era successo prima. E mi ricordo che un giorno mi ha detto: ti spiego cosa vuol dire un diesis, cioè portiamo avanti una nota di un tasto. Per esempio, questo è un re, se la porti avanti di un tasto si dice che è un re diesis, se la porti indietro si dice che è un re bemolle. Questa cosa è fondamentale nella chitarra, e da lì poi mi è scattata la voglia, e dopo un certo numero di anni mi sono applicato seriamente alla didattica, mi sono iscritto a un'accademia che ho frequentato per 9 anni, e quindi ho capito determinate cose, diventando poi insegnante di chitarra in 2 scuole di musica, anche direttore nelle medesime scuole, che seguo appunto la cattedra, diciamo, di chitarra classica elettrica, anche gestendo altri insegnanti. Beh, questa è una parentesi sul fatto che a volte la teoria... In passato, diciamo, ci sono state persone, insegnanti, che col loro modo hanno fatto venire in odio, perché quando tu vai 10 volte da un insegnante, vuoi suonare la chitarra, hai aspettato perché non avevi soldi per comprarla, magari non te la regalavano, eccetera, arriva finalmente il giorno che hai la chitarra, vuoi metterci le mani, e cominciano a dire: appoggia la chitarra, vediamo il pentagramma, questo è un do, e non capisci neanche poi a cosa ti serve. Questo atteggiamento, speriamo superato, insomma, che c'era all'inizio, di fare solo teoria, diciamo che poteva creare dei problemi e spegnere, forse, se vogliamo, la voglia di imparare le cose. Allora, invece, se le cose vengono fatte e messe in pratica, diciamo che vengono immediatamente, diciamo, come si può dire, assimilate, ok? Quindi, se io ho un re, regola, suono solo quelle che schiaccio, quindi re diesis, mi, fa, fa diesis, sol, sol diesis, la. Ecco che per suonare re la posso fare la, sol, la, re, ma posso anche portarlo avanti la, sol, la, re. Parte la canzone come vi ho fatto vedere prima, ma questa canzone era una scusa per trasmettere questo discorso della geometria sulla chitarra, cioè che un accordo, se viene utilizzato solamente con le note che schiaccio, può essere trasportabile e andare avanti in 12 accordi. Io potrei trasportare anche questo re suonando questa nota, che è un re, e quando vado praticamente a mi dovrei spostarmi così, che andare a inserire, scusate, questa nota, ok, che è un mi. Però diciamo che questa cosa si usa più che altro sulla chitarra elettrica quando si fanno gli arpeggi, ok? Questo è un arpeggio, però è un discorso diverso, è un discorso più di chitarra solista. Quindi, cosa volevo trasmettermi in questa lezione? Che se io prendo appunto un accordo di re e voglio trasportarlo, ottenere per esempio un fa, facciamo un'altra prova, ok, andrò al quinto tasto, perché re, mi, fa, tra il mi e il fa non c'è diesis. Voglio fare un sol, potrò suonarlo qua. Quindi ottenendo delle sonorità diverse, se per esempio sto suonando con un'altra chitarra, e diciamo, non lo so, il giro è sol, re, do, re, io posso benissimo andare a prendere un sol qua, poi il re vado per esempio a prenderlo qua, il do potrei anche andarlo a prendere qua, e andare a prendere un re al 14° tasto, creando un aspetto solistico nella canzone, diciamo, che va ad appoggiarsi sulla ritmica che un altro chitarrista mi fa con gli accordi. Tutto in modo estremamente semplice. E poi
bisogna conoscere un minimo di teoria musicale per capire queste cose, perché senza un minimo di teoria non si arriva da nessuna parte, non come quando ho iniziato io, che mi hanno fatto andare più di 10, sono andato una decina di volte prima di riuscire a sganciarmi da questo insegnante che mi, secondo me, adesso dopo 30 anni sarebbe ancora che è lì che mi fa dei solfeggi complicatissimi, quindi non lo so. A parte gli scherzi, è utile solfeggiare, io la vedo così, una didattica più moderna fa una cosa e la mette in pratica, quindi è lo spirito con cui mi appresto a fare questo lavoro, chiamiamolo questa missione su internet, di trasmettere a qualcuno, di aiutare qualcuno a suonare la chitarra, soprattutto anche per seguire i miei allievi, magari che in momenti particolari non ci sono, non possono venire per qualsiasi motivo. E quindi, diciamo, farlo mettendo in pratica le cose che si imparano. Se nella prossima lezione vi insegnerò la triade, cioè come è composto un accordo maggiore, magari vedremo nella pratica come poi questo si può utilizzare. Bene, io spero che questo video vi sia stato utile, sia di vostro gradimento. Vi invito a supportare il canale, se volete farlo girare anche sui social network condividendolo vi sarò estremamente grato, e se vorrete iscrivervi al canale sarete informati su tutti i prossimi e nuovi appuntamenti. Io vi auguro una buona giornata e una buona prosecuzione con la musica. Ciao!